undicesimo anno Wind City, qui dal PAN, Donatella Barnabò. L'emozione ancora una volta, c'era Francesco De Giovanni, il presidente, Anna Maria Palmieri, assessore alla cultura, alla scuola, all'istruzione, tanti del settore, tanta bella gente per festeggiare un evento che dà riscatto ancora una volta e fa diventare fiore all'occhiello la città di Napoli. Sì, siamo all'undicesimo anno, devo dire la tenacia non ci manca, oramai il comune ci sostiene e ci dà, apre le porte di tanti luoghi meravigliosi. Il senso di questa manifestazione è portare il miglior vino italiano nei luoghi più belli della nostra città e lo facciamo dai musei importanti di Napoli come Palazzo Reale ai grandi spazi privati, anche gli atelier storico come può essere Maurizio Marinella o piuttosto le gioiellerie, i grandi alberghi, quindi le terrazze, però saremo anche per esempio in mezzo al mare con il kayak per un calice di vino al tramonto, quindi l'evento è estremamente trasversale, parla tanti linguaggi perché vuole andare incontro a un pubblico quanto più diversificato possibile. Vedere tanta gente qui stamani, ancora una volta dopo 10 anni all'undicesimo, fa sempre un'emozione particolare. Eh sì, c'è emozione ed è la più grande, diciamo, ricompensa che abbiamo di tanta fatica che ci mettiamo per questo evento. Sì, vedere tanti napoletani che ci seguono, ci sostengono è importante. Un discorso molto al femminile come lo è il Partenope, sì, quindi Napoli. Sì. Siamo un gruppo tutto femminile e lavoriamo da tanti anni tutte in maniera compatta. Quest'anno ci siamo affiancati però anche a un primo team maschile che ha realizzato per noi la creatività, l'immagine, la V-Staff, quindi come dire cresciamo per dare sempre il meglio. Allora Donatella, invitiamo tutti quelli che ci seguiranno su OTP Italia dal 3 al 25 a Napoli, c'è un opuscolo, troverete ovunque, tutti quanti c'è la possibilità di fare una tessera. Assolutamente, la nostra Wind City Card che è un passepartout per accedere ai più bei eventi della città. Allora, vi aspettiamo. Grazie. Grazie. Era giusto dirlo perché... Siamo qui al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, sono con Francesco De Giovanni, presidente della municipalità, prima municipalità. L'importanza di eventi come questi, Wind City, undicesimo anno, per un evento che veramente crea sinergie tra tutte le eccellenze campane. Assolutamente, infatti io quando mi hanno chiesto, diciamo, mi hanno coinvolto, io sono stato contentissimo, nel senso che io so perfettamente che Napoli deve vivere di questo, perché Napoli, diciamo, al di là di qualche piccola altra possibilità, deve vivere di turismo, di cultura, che è la sua mission, diciamo, senza andare troppo per il sottile. Quindi è evidente che tutto ciò che mi si propone, mi si chiede di partecipare, io assolutamente lo faccio con il massimo dell'impegno e il massimo della gioia, perché so perfettamente di andare incontro all'unica cosa che la municipalità e Napoli in particolare possono sostenere, e in particolare so perfettamente di andare incontro a quelle che sono le esigenze dei turisti e anche dei napoletani stessi, perché se vogliamo spesso i napoletani sono i primi a non conoscere bene la città. Quindi quando io ho proposto, diciamo, in municipalità una commissione che assolutamente lavora moltissimo su queste tematiche, quindi sugli eventi che ci sono a Chiaia, sugli eventi che ci sono nella prima municipalità, sugli infopoint, su tutto quello che bisogna mettere in rete, ovviamente è una cosa che io so di aver sfondato una porta aperta. Quindi quando è venuta Wind City da me, mi ha chiesto di dare una mano, e se vediamo più della metà degli eventi sono nella prima municipalità, quindi è evidente che io sono stato il primo ad essere, anzi a ringraziarli per aver dato loro una mano a noi a migliorare la città. E allora dal 3 al 25 maggio vi aspettiamo in tutti i siti, in tutti i luoghi che hanno accolto ancora una volta Wind City. Grazie, in particolare la prima municipalità. Assolutamente sì, grazie Francesco.